Se ti ferma una sconosciuta, non la eviti e sbagli. Buongiorno a tutti, utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Ebbene, oggi voglio trattare un argomento che ha, secondo me, dell'incredibile, perché rientra in uno dei comportamenti più sbagliati che secondo me possono esistere. Ebbene, per quanto riguarda l'essere umano, e mi sembra giusto, nonché doveroso, esprimere quello che ho nel cuore, nel mio animo, nel mio cervello e nella mia psiche, rendendomi protagonista di questa situazione qua, che adesso vengo a palesarvi, o meglio, presentarvi. Allora, se una donna o una ragazza sconosciuta a te, tu che sei ragazzo o maschio, quindi fanciullo, no? Ti ferma, io sono convinto che, secondo me, tu ti fermi a parlarci. Mentre la donna o la ragazza è ritrosa, no? Non è che dice, ok, voglio, diciamo così, parlare con lei, no? Voglio stare in contatto con lei, no? Diciamo che riscontra delle difficoltà. Un ragazzo, un uomo, davanti ad una ragazza o donna che lo ferma, accetta, inizia a parlare, inizia a colloquiare. Alt, fermi tutti. In genere la donna o la ragazza non fermerà mai un uomo o un ragazzo. Perché? Perché la donna o la ragazza già sa prima, secondo me, che può trovarsi davanti un personaggio un po' più, chiamiamolo, disinibito, no? Che pensa soltanto ad una cosa. Avete capito cosa, vero? Quindi diciamo che da questo punto di vista la donna o la ragazza sta attenta. Però esiste anche quella minima percentuale di ragazzi o donne che, effettivamente parlando, potrebbero fermare un ragazzo o un uomo per la strada per chiedere informazioni, per chiedere qualcosa, e io mi ci taglio quello che volete, io ci scommetto quello che volete voi, che quasi tutti i ragazzi e uomini, non tutti, non tutti, c'è anche una bassa percentuale che non accetta, si ferma a parlare con quella ragazza o con quella donna che magari lo ha fermato, a quel ragazzo o a quell'uomo, va bene? Questo perché? Perché l'uomo e il ragazzo in genere non viene calcolato. L'uomo e il ragazzo in genere è destinato a rimanere single, non ha una facilità, no, nei rapporti umani, mentre la donna o la ragazza è avvantaggiata da tutti i punti di vista, perché comunque ha una vulva, è una ragazza o donna che si trova in condizione di volere, desiderare, no, di sapere che tanto troverà tanti uomini e tanti ragazzi a farle la corte, a farle il filo. Un uomo o un ragazzo invece ha molte più difficoltà, a mio avviso, e secondo la mia opinione, di conseguenza nei rapporti umani riscontrerà delle difficoltà, oltre che oggettive, anche, secondo la mia opinione, soggettive. Tutto questo è frutto della società attuale, della società odierna, della società contemporanea, va bene? Ora, io non voglio buttare fango su chi è maschio e quindi è uomo e si trova nella condizione di accettare di stare in questa condizione qua, perché io sono uomo, sono maschio e quindi non ho problemi di sorta. Però so bene, mi rendo conto e mi accorgo che effettivamente parlando una donna avrà molte più facilità, avrà molta più semplicità nei rapporti umani. L'uomo invece no, l'uomo invece avrà molte più difficoltà. Ripeto, tutto questo si confà alla realtà attuale, odierna e contemporanea, e tutto questo si viene a verificare perché effettivamente parlando c'è sempre quella visione, no? A pensare l'uomo che è uno che ha dei suoi, delle sue mire intime, che vuole arrivare lì dove non batte il sole, che vuole avere a che fare da un punto di vista diretto con una ragazza o con una donna. Di conseguenza la donna e la ragazza già prima è diffidente, non è che si presta subito, ok? Invece l'uomo e il ragazzo, se viene fermato, c'è molta più facilità, magari si ferma subito a parlare, non è lì diffidente oppure stizzoso, no? Che si allontana da quella ragazza o da quella donna. È molto più aperto al dialogo che quella ragazza e con quella donna potrebbe andare ad esserci. Tutto qua. Ovviamente io ho raccontato, ho descritto in questo video di oggi quello che è il mio punto di vista, ossia la mia opinione, non pretendo che il mio punto di vista rappresenti il vero, ma mi sento in dovere di rappresentarvelo perché penso che quello che ho detto in parte sia vero. Prendete ovviamente con le pinze ciò che avete ascoltato, non possiamo dire che tutti sono così, però secondo me la maggior parte
si trova in questa situazione qua. Pensate ciò che volete, ragazzi, ovvio, mi sembra giusto, normale, doveroso. Io, ripeto, esprimendo questa opinione, mi sento abbastanza libero nell'averlo fatto, nell'averlo detto, e vi ho offerto uno spaccato autentico di uno dei tanti comportamenti umani. Pensatela come me, pensate quello che, cioè non pensate come me, pensate quello che volete, però sappiate che secondo me così stanno le cose. Semplice, ma chiaro, incisivo al tempo stesso. Una buona giornata a voi, iscrivetevi, mi raccomando, commentate, guardate il colore, i colori meravigliosi della natura, non è un panorama molto bello, però è pur sempre un panorama che è degno di rispetto. Le colline laziali, che spettacolo. Ciao a tutti da Leandro, conoscitore italiano.